Allora, per chi non lo sa, Alessandro è uno degli storici. Io non è che parlo solo per te, io devo parlare per tutti. Magari c'è gente nuova che nemmeno ti conosce e inizia a fare le figure, no? È uno degli storici contributori dell'associazione Odoo Italia. Lui all'inizio mi chiamava Mister Riba per il fatto delle ricette, ma io lo chiamo Mister Cespiti perché scambiamo. Ne abbiamo, diciamo, abbiamo fatto tanta condivisione con Alessandro da un bel po' di tempo, abbiamo girato anche un po' l'Italia, Firenze, Roma, ci siamo visti un po' dappertutto e perennemente online. Diciamo che il lavoro fatto insieme a lui, così come lo facciamo con tutti gli altri, è il lavoro che ci porta a continuare ad andare avanti sulla strada della condivisione. Uno dei passaggi importanti che ho tralasciato stamattina quando ho aperto la manifestazione è legato al discorso della partnership. Ne parlavo prima con Jesca, sono là. Loro vengono da Roma, insomma, chiedevano informazioni. Uno dei motivi principali per cui ci teniamo a percorrere il discorso della partnership è perché chi diventa partner in qualche modo finanzia l'attività dell'associazione. Finanziare l'attività dell'associazione vuol dire non solo metterci nelle condizioni di organizzare una manifestazione, fare marketing, il video, la brochure, il CRM, no. Sostanzialmente i fondi che noi stiamo iniziando a raccogliere ci consentono di andare verso una strada dove il prodotto che stiamo facendo, la localizzazione italiana, inizia a diventare industriale. Nel senso che finora abbiamo lavorato sostanzialmente su base volontaria, quindi diciamo chi aveva tempo o chi aveva la necessità, perché magari capita il cliente, dice, come è successo a me, dice, ma le riba come le fa? Aspetta, dammi una settimana. E quindi vai a rincorrere. Quello che vogliamo fare è andare su una strada diversa, cioè prevedere, intanto continuare, diciamo, a consolidare il rapporto sulla migrazione, sulle versioni pari, in maniera tale da concentrare le energie su, no? In maniera tale che, altrimenti ogni anno ci troviamo sempre a scrivere codice, no? Scrivere codice, perché Odoo è bello, è innovativo e quant'altro, però poi dobbiamo inseguirlo. Quindi sulle versioni pari noi continuiamo a fare il lavoro di migrazione. Lo facciamo mettendo a gara i vari moduli, per cui domani uscirà la versione 16, faremo una gara di migrazione del modulo di ricevute bancarie. Tutti i soci dell'associazione partecipano alla gara facendo una proposta, dici guarda te lo faccio per 1000 euro, 2000 euro, si mette a gara e abbiamo dei tempi certi di rilascio e in questo modo iniziamo ad avere una tabella di marcia un po' più, come dire, organica e definita. Legata alla localizzazione italiana, cosa che finora non è stata possibile perché chiaramente lavorando su base volontaria non si può pretendere nulla. La base volontaria continuerà sempre ad esistere, però il motore trainante della localizzazione italiana dovrà essere un prodotto fatto su base di gara, dove l'associazione Odoo Italia mette a bando esattamente le specifiche tecniche per la migrazione da una versione all'altra dei moduli di contabilità italiana e quelli futuri che poi verranno, perché chiaramente da qui a 5 anni, a 3 anni, probabilmente usciranno altre sorprese. E in questo modo abbiamo un po' tutti, perché poi chiaramente verrà rilasciato su licenza GPL, a disposizione di tutti, quindi l'associazione si farà garante di questo, rispettando sempre il criterio di qualità di cui vi parlavo in apertura. Comunque poi a fine giornata avremo modo di confrontarci su questi aspetti un po' più, diciamo, di strategia e anche di mercato. Basta, fermo. Un applauso ad Alessandro. Allora, buongiorno a tutti e ben ritrovati. È un piacere rivedervi e ci tenevo a dirvelo. Allora, oggi, nonostante Andrea mi avesse chiesto un talk sulla contabilità, io ho detto assolutamente no. Ok, basta. Oggi parleremo di un caso d'uso che noi vedremo come l'abbiamo risolto e del processo che siamo andati ad affrontare. Okay? Quindi il contesto è reperire prodotti e servizi sul mercato per la realizzazione di un progetto complesso. Qui il cliente, cioè colui che usa Odoo, praticamente che cosa fa? Deve presentare un'offerta sulla base di un capitolato, ma parliamo di centinaia e centinaia di voci. Questo cliente che usa Odoo, che fa? Prende
non tut- raggruppa queste voci in base all'ambito di, del capitolato, quindi che può essere in questo caso edile, però diciamo noi parleremo un po' del flusso di lavoro che secondo noi potrebbe, è replicabile pure in altri contesti. Quindi prende queste voci di capitolato, le raggruppa e poi provvede a fare a dei sottobandi per chiamare più fornitori che poi alla fine dovranno svolgere il lavoro. Quindi diciamo il cliente nostro deve gestire progetti veramente complessi, ci siamo ritrovati, penso questa è una storia che conoscete benissimo, davanti a file Excel sterminati, Dropbox, cioè, casini, cioè veramente complesso. E noi abbiamo cercato di utilizzare Odoo per risolvergli questi problemi e facendo qualche piccola implementazione. Allora, quindi le criticità che ci siamo trovati ad affrontare, prima di tutto, era trovare un archivio fornitori. Loro avevano un archivio fornitori che era utilizzato più che altro per registrare le fatture, o, cioè non era un archivio fornitori attivo, poi vedremo che cosa vuol dire attivo. E poi il processo di approvvigionamento, quindi ci siamo dovuti mettere un attimo davanti a un tavolo e a ridiscutere un po' come loro lavoravano. Allora, da dove siamo partiti? Noi, allora, le app che abbiamo utilizzato di Odoo sono Project, l'app Vendite, l'app Acquisti e la contabilità analitica. Okay. Siamo partiti dal capitolato, okay? Il capitolato che è praticamente, vedetelo come un file Excel di tante righe, okay, che loro si possono importare. Noi abbiamo creato un oggetto collegato al progetto, quindi loro quando devono fare una gara creano un progetto, poi dentro questo progetto ci caricano tutte le righe di capitolato. All'inizio il capitolato, quando viene caricato, ecco qua il pallino rosso, ha, cioè questa riga qui non ce l'ha, questa colonna qui è vuota, okay? Come ha vuota pure la parte finale che è il valore che il nostro cliente proporrà al cliente finale. Okay? Quindi che cosa succede? Una volta che loro caricano il capitolato vanno ad classificare queste voci di capitolato con dei servizi, quindi alcune righe riguardano l'impianto elettrico, altre righe riguardano la muratura, altre, insomma, classificano queste righe. Bene, questa è la prima parte. Poi che cosa succede? Perfetto. Una volta che sono state classificate tutte queste righe, si passa alla seconda parte, cioè si vanno a generare dei task dove all'interno di ogni task sono presenti le righe di capitolato. Quindi si creerà un task per la parte elettrica, okay, lì dentro ci saranno segnate tutte le righe di capitolato elettrico, il task per la parte di tinteggiatura, eccetera. E quindi il cliente che cosa ha? Ha una serie di task, okay, e sa che questi task qui li deve mettere a gara ai suoi subfornitori. Quindi questo è il primo processo. Poi dal task ripeto, dentro al task ci sono tutte le righe di capitolato, okay? Quindi dal task io che cosa faccio? Vado a generare dei PO, delle richieste d'acquisto. Quindi dal task dei servizi elettrici vado a fare, premo un pulsante e mi appare questo wizard dove qui sotto mi mette l'elenco dei fornitori che potrebbero partecipare a questa gara, okay? Potrebbero realizzarmi l'impianto elettrico o qualunque altra cosa. Ci sono delle informazioni che io posso mettere qui che poi andranno a finire nel PO, nella richiesta d'acquisto, e c'è questa spunta qua per notificare al fornitore che noi abbiamo preparato una gara per lui, a cui deve partecipare. Okay. Poi vedremo, perché il fornitore è un fornitore che Odoo, cioè il cliente gli deve consentire l'accesso attraverso la funzione portal. Va bene. Quindi, che cosa succede? Come
Come vengono reperiti questi fornitori qui? Perché l'archivio dei fornitori è immenso, cioè non è che attraverso queste informazioni qua che noi mettiamo dentro l'anagrafica del fornitore. Quindi dentro il fornitore andiamo a indicare questo fornitore qui può essermi utile quando io devo bandire un servizio di servizio elettrico o tinteggiatura o qualunque altro servizio. Quindi adesso io parlo, ripeto, di edilizia, però secondo me possiamo anche estenderlo in altri campi. E quindi che succede? I fornitori che trovo qua sono i fornitori che diciamo matchano con questo servizio. Posso anche aggiungerne altri, quindi all'occorrenza ne aggiungo altri. Ok, che cosa succede? Vengono creati delle richieste d'acquisto. Queste richieste d'acquisto saranno visibili lato porta ai fornitori. Okay? Sono richieste d'acquisto che avranno prezzo zero. Okay? Poi dopo vediamo che cosa succede. Abbiamo aggiunto questo pulsante qua, Posted, perché quando vengono generati i PO in maniera massiva, cioè una persona potrebbe volerli controllare prima di mandarlo in gara a un fornitore. Okay? Quindi c'è un passaggio in più. Quindi vengono creati questi PO con all'interno i dettagli del capitolato. Quindi quando viene fatto il posted, il fornitore riceve la chiamata a partecipare al bando. Bene. Quindi che cosa succede? Il fornitore si collega sulla parte portal, bene, e si trova ad avere la richiesta di preventivo da compilare. Quindi il fornitore accede lato portal e va a mettere i prezzi sulle righe di capitolato, okay? con le note. Può salvare, okay? poi qua, una volta che salva ha la possibilità di inviare. Okay? Quindi preme un pulsante, invia, e la persona che gestisce il progetto riceve le notifiche che il fornitore ha compilato la richiesta d'acquisto e ha partecipato alla gara. Okay? Ora, e quindi ovviamente qui poi funziona anche tutta la parte di messaggistica tra fornitore e il nostro cliente. Quindi, ok, vado avanti. Lato back-end invece, che cosa succede? Chi gestisce gli acquisti deve avere uno strumento che a colpo d'occhio lui vede per quel progetto tutti i servizi banditi e i diversi fornitori, e la matrice mi rappresenta per ogni servizio un fornitore che questo fornitore qua mi ha fatto. Adesso questo sono dati di esempio, però per questo qui interruttore blu e rossi FG Serramenti mi ha fatto 2,50, ma Bosica, se avesse partecipato qua, avrei avuto un altro numero. Quindi già vedi subito quelli che hanno partecipato e i prezzi di tutti i fornitori per l'intero capitolato. Okay? Diciamo, questo è molto utile perché su un capitolato di, qua parliamo di 200 voci di capitolato raggruppato in 25 servizi, cioè questo riesce a colpo d'occhio ad avere tutto sotto controllo. Poi abbiamo fatto anche un'implementazione, qua ci vorrebbe un talk a parte, però diciamo che gli ordini di acquisto che vengono confermati generano righe di analitica, okay? Senza aspettare la registrazione della fattura d'acquisto. Questo ci consente di... Quindi ho righe di analitica negative alla conferma del PO. Ho righe di analitica positive quando nella parte di capitolato, all'inizio che vi ho fatto vedere, il nostro cliente va a mettere il valore che lui proporrà al cliente finale, ok? Io ho diciamo, la marginalità per progetto, per servizio e per fornitore. Okay? Quindi abbiamo questa cosa qua. Quindi i risultati sono praticamente che noi siamo passati da file Excel, da cartelle sparse di qua e di là, all'utilizzo di Odoo.
quindi tutto integrato in un unico strumento. Ottimizzare le attività del management ed orientare le scelte in efficacia ed efficienza. Quindi il manager in questo caso non ha voluto niente, vuole solo la tabella pivot. Quindi Davide paga una licenza per vedere la tabella pivot, ok? Quindi entra dentro, vede la tabella pivot e gli basta solo quello. Dopo ha le operation di inviare mail, comunicare col fornitore e accettare i PO. Poi, valorizzare il patrimonio anagrafico dei fornitori, cioè perché lì non è più un fornitore che tu ce l'hai lì per registrare la fattura, è un fornitore che devi curare l'anagrafica perché può fare la differenza quando vai a fare un bando, ok? Quindi adesso io tanti campi l'ho dovuti nascondere, ok? Perché sono... se no vado in galera, no, però no, dico, comunque sono campi specifici del cliente che classificano il fornitore e fanno sì che già quando tu fai un bando i fornitori corretti, giusti, partecipino alla gara. Tra l'altro c'è anche un flag sull'anagrafica che evita che un fornitore, se si è comportato male o non offre un servizio all'altezza, possa partecipare al bando, ok? Quindi, e poi rendicontare costantemente i risultati cioè, da dove abbiamo iniziato. Cioè, questo è la fine, ma di solito è l'inizio. Quando devi partire a fare un progetto, devi capire dove vuole arrivare l'imprenditore, ok? Quindi così. Comunque il rendicontazione c'è, abbiamo sia lo strumento per rendicontare diciamo, le offerte in corso d'opera, man mano che i fornitori accettano di partecipare, compilano i prezzi lato front-end, sia il rendiconto per la marginalità dell'offerta. Quindi io sono arrivato alla fine, quindi volevo concludere con questa frase di Edison, che il valore di un'idea sta nel metterla in pratica, perché è quello. Tante idee, però la parte difficile è quella di metterle in pratica. Noi lo facciamo utilizzando Odoo come strumento base, però la difficoltà è nel capire dove vuole arrivare l'imprenditore. Lì fa la differenza, perché una volta che riesce a capire dove vuole arrivare l'imprenditore, poi si crea quella fiducia che poi ci consente di crescere, ok? Quindi io ho finito. Grazie Alessandro. C'è qualche domanda? Io lo sapevo che tu facevi una domanda a lui. Sull'argomento. Perché allora, noi siamo partiti dalla fine, che è la rendicontazione, ok? La rendicontazione è ricavi, costi e margine, ok? Io questo valore qua io lo posso tirare fuori dal conto analitico, ok? Il conto analitico mi viene gratis dal progetto, ok? Quindi per questo noi siamo partiti dal progetto. Però qui non parliamo di timesheet, cioè, e non parliamo di produzione, qui parliamo di un... Sì, corretto. Materiale e servizi, sì. Comunque prodotti, cioè che poi dentro siano, diciamo, materiale e servizi. Sì, quindi per quello siamo partiti dai progetti. Anche perché poi dopo devi capire anche l'azienda come si muove, no? Quindi loro avevano bisogno anche di uno strumento per monitorare l'avanzamento dei diversi task.
loro avevano, uno dei grossi problemi che avevano era di capire quando tu hai 20 offerte in giro, qual è, cioè, questa parte di capitolato qui è stata data in appalto, è partito il progetto, abbiamo chiamato i fornitori, quali fornitori hanno partecipato, quindi cioè, io... No, 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 questa è solo la gestione della gara d'appalto in questo caso. Sì, sì, sì. Poi se si fa l'impianto elettrico, diciamo. Poi dopo entra un altro processo, cioè un altro processo ancora. Questo è solo per gestire la gara. Poi. Casomai si fa il progetto per le fasi delle. Sì, 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 quello. E poi un'altra cosa, per quanto riguarda la compilazione da parte del fornitore, sì. Poi di fatto avete previsto l'articolo e il prezzo. È una nota. No, solo il prezzo e la nota. Di ogni articolo il prezzo da compilare è la nota, è giusto? Però questo sì. Comporta il fatto che si può fare soltanto con la voce di capitolato, perché in realtà nelle gare non da capitolato sono molte più variabili da tenere in considerazione. Allora, diciamo che il prodotto che viene utilizzato in questo progetto non è un prodotto che serve solo per identificare l'area, ok? Perché poi nella descrizione, cioè la differenza la fa la descrizione della riga del PO, ok? Perché tu considera che loro non è che ne fanno un capitolato cioè, al mese, arrivano tre capitolati a settimana da 150 righe, quindi non è che creano un... Nel loro caso funziona benissimo. Ah, vabbè. Io ho chiesto sì. Una consegna Palermo-Roma, però la verità è che il modo con cui si può fare la tempistica, i servizi accessori, il tracking, una serie di cose, sì, nella nota la può scrivere, vero, però il confronto nella PIVO diventa stesa. Ok, certo. Beh, queste sono delle implementazioni che si possono assolutamente fare. Noi siamo partiti con la base, già così, loro arrivavano ad un file Excel, quindi per loro già... Era, però diciamo che loro arrivino a un file Excel, comunque sono cresciuti lo stesso, quindi cioè il metodo, la forma Mentis già ce l'avevano, quindi noi siamo stati facilitati in questo. Il consiglio mio era, oltre al campo nota, magari prevedere dei campi aggiuntivi, potrebbero essere delle caratteristiche, anche preconfigurabili, così magari il fornitore avesse l'opportunità di aggiungere caratteristiche. Allora, noi non l'abbiamo presentato su questo. Per il cliente, il cliente ci ha chiesto pure una serie di requisiti che il fornitore, prima di accedere alla pagina per mettere i prezzi, deve cercare o deve fare l'upload di alcuni documenti. Però siccome è molto, l'abbiamo legato un po' al concetto edile, no? Tipo il DURC, tutta una serie di documentazioni che devono essere, il fornitore, inserimento dei prezzi, deve cercare o fare l'upload di allegati, perché se no quella parte lì non ci arriva per niente a farla. Ok, quindi però diciamo io ho spogliato il concetto delle gare per renderlo un po' utilizzabile in altri ambiti. Poi sicuramente si può aggiungere tantissime cose. È un concetto generico quello sì. Che hai illustrato oggi, sul quale poi si possono innestare tante altre Ci sono altre domande? Ok, allora prima di fare un applauso a Alessandro, io farei un applauso ai ragazzi dell'Istituto Tecnico che sono arrivati stamattina. li riconoscete perché si sono messi tutti all'ultima fila. Io comunque vi interrogo lo stesso a fine giornata, sia oggi che domani, quindi state molto attenti.
Grazie Alessandro. Grazie. Ok.